con MP3. Ciao a tutti, sono Salvo Mandaravi, sto trasmettendo da Gela. Non so se riuscite a sentirmi perché in questo momento mi trovo sulla macchina che sta pubblicizzando il comizio di stasera. Quindi stasera, cioè in questo momento sentirete sicuramente un po' di rumore, il classico inno del Movimento 5 Stelle e la voce dei ragazzi che avvisano di questo comizio. Ecco, volevo dirvi una cosa, scusate se mi inquadro così da vicino, ma lo faccio per essere vicino al microfono in modo che possiate ascoltarmi. Allora, innanzitutto vabbè, ho fatto un bellissimo viaggio in autobus da Enna a Gela, poi arrivato a Gela molto presto mi sono informato e il primo autobus per Niscemi sarebbe stato a Luna, ma allora ho chiesto informazioni ai miei amici di Vittoria, mi hanno dato i contatti di amici attivisti di Gela e alla fine ovviamente ci siamo beccati perché noi... Vuol dire, non si rimane mai da soli e quindi sono qui in compagnia di Attilio, Antonio e Fabio, siamo appunto in macchina a pubblicizzare il comizio di stasera. Nell'attesa, mentre aspettavo di incontrare loro, ho fatto una visita al museo. A Gela, carissimi amici che mi state guardando, c'è un museo che è una cosa meravigliosa. Ci sono reperti greci che partono dal 2200 a.C. e arrivano fino al XII-XIII secolo d.C. Ma ci sono delle cose veramente meravigliose, per esempio ci sono delle statue molto molto grandi che sono probabilmente erano delle statue che contornavano un'ara, cioè un altare, e sono praticamente dei pezzi unici al mondo per dimensioni e per stato di manutenzione, per stato di conservazione, qualcosa di eccezionale. Poi c'è una raccolta di monete sia in materiale, cioè in bronzo, alcune in argento, sono le litre, la litra in argento, e poi ovviamente sono le dracme in bronzo e altri materiali. E poi per gli ascoltatori che hanno un bel po' di testosterone in giro, c'è anche proprio all'inizio c'è una bellissima raffigurazione che al museo hanno scritto che è una raffigurazione erotica, ma io la definirei addirittura pornografica, è veramente, ma no, diciamo erotica, in effetti non è pornografica, però è proprio una posizione da Kama Sutra ed è una roba del, se non ricordo male, XV secolo a.C. ma veramente un disegno molto molto bello, è messo proprio all'apertura, quindi si nota perché uno ancora quando comincia il giro guarda tutte le cose nei minimi dettagli, poi magari si stanca e magari va guardando un po' meno attentamente. Quindi ecco, vorrei dire a tutti, non fate come fanno la maggior parte dei turisti, che fanno il solito giro, Siracusa, Agrigento, Piazza Armerina, Palermo, Taormina, saltando Gela. Lo so, Gela purtroppo c'è la raffineria dell'Anice, che è un obbrobrio che quelli che l'hanno fatto tanti anni fa veramente avrebbero fatto meglio a morire piuttosto che fare una cosa del genere. E purtroppo, fra l'altro, c'è anche una bellissima vista dell'Acropoli, che mi pare sia l'Acropoli, comunque insomma una cosa molto bella dove si vede proprio tutta la parte di stanziamenti greci appunto di secoli avanti Cristo, e sullo sfondo di questa bellissima vista c'è la raffineria, che è una cosa veramente obbrobriosa. Però mi raccomando, la prossima volta che qualcuno di voi verrà a farsi un giro qui in Sicilia, fate una tappa a Gela, andate a vedere questo museo che è qualcosa veramente di straordinario, con reperti fantastici, reperti unici e fantastici, veramente, quindi merita, sono i 4 euro miglior spesi degli ultimi mesi, veramente, proprio no. Prego, Fabio, sì, aggiungi qualcosa, aspetta, non posso, sì, ti inquadro così. Sì, mi inquadri così, voglio dire che a Gela è stata ritrovata anche una nave greca che è stata ovviamente ripulita, ecco così, dalla salinità a Londra, è stata rispedita indietro, purtroppo è conservata in un magazzino a Caltanissetta, manca ancora il famoso museo della nave, ricordiamo ai nostri, insomma, i cittadini che ci seguono, che è l'unico reperto al mondo di nave greca che esiste a Gela, e ce ne sono altre ancora insabbiate qui antistante il mare di Gela. Abbiamo anche le famose mura Timoleontee, abbiamo insomma 2500 anni di storia, ricordiamo che Gela, con Gelone, fu colui che fondò Acagas, che fa l'attuale Agrigento, quindi Gela è molto più antica di Agrigento.
abbiamo reperti archeologici importantissimi. Ovviamente devono rimanere sottoterra, sia perché non ci sono i fondi per poi ovviamente portarli alla luce, e sia perché c'è sempre questa politica del non sapere, di non portare il cittadino realmente a essere una persona accolta e attraverso questi reperti fare veramente quel giro turistico che non debba essere purtroppo solo Agrigento, Siracusa o Catania. Ecco, non si capisce, cioè noi lo capiamo, ma purtroppo dobbiamo combattere anche su questo. Bene, io ringrazio moltissimo Fabio per aver aggiunto questi dettagli che io ignoravo. Ho visto che in effetti al museo ci sono dei reperti provenienti da una nave, che però si trova da un'imbarcazione che si trova ancora sott'acqua perché ha 800 metri di profondità, però ci sono solo i reperti. Però ci sono invece delle altre cose che potrebbero ancora essere recuperate. Quindi ecco, vi abbiamo dato un po' di dettagli per cui veramente Gela merita di diventare una tappa turistica, e sono sicuro che dal 29 di ottobre, non appena il nuovo presidente della regione siciliana Giancarlo Cancelleri prenderà posto insieme a tutta la giunta, questo di Gela diventerà uno dei punti prioritari, incentivare il turismo a Gela come in tantissimi altri posti che abbiamo in Sicilia, perché la Sicilia in effetti è uno dei posti più ricchi al mondo come reperti archeologici, per esempio mi viene in mente Camarina, che è vicino dalle mie parti, vicino Vittoria, insomma ce ne sono tantissimi posti da sfruttare in modo positivo, cioè incentivando il turismo, promuovendo il turismo. Ecco, prima di salutarvi vorrei dirvi che io ho fatto anche una bellissima chiacchierata molto lunga con due dipendenti del museo, una signora mi pare si chiamasse Francesca e un altro signore, che mi hanno detto tanti punti deboli, no? Del fatto, ho notato per esempio che alcune vetrine non erano illuminate perché si erano guastate i neon che illuminavano e la manutenzione arriva con ritardo. Ci sono tanti problemi in questo museo, per esempio il signore mi ha spiegato che i musei c'è un'ordinanza, non so a livello regionale, provinciale, comunale, non lo so, no, credo regionale, tutti i musei della regione dal 1 novembre sono chiusi di pomeriggio per risparmiare sul consumo di energia elettrica, per l'illuminazione eccetera, quando voglio dire basterebbe fare un bell'impianto fotovoltaico sui tetti dei vari musei e l'energia anziché consumarla si potrebbe generare. Comunque noi del movimento di idee ne abbiamo. Quindi ecco perché diciamo, non appena la giunta Cancelleri sarà insediata all'ARS, all'Assemblea Regionale Siciliana, tutte queste cose, no, come speriamo, il 29, solo deve aspettare una settimana. Tutte queste cose, è sicuro, guarda, io ho girato 20 delle 35 piazze e ti garantisco che ho guardato la gente negli occhi, io sono sicuro, la gente non lo vuole dire per scaramanzia, ma vedrete che sarà così, quindi mi raccomando, stay tuned, state su questo canale perché da qui a oggi alle 18, che è la prima tappa di oggi, quella di Niscemi, vi darò ancora qualche aggiornamento, farò delle interviste, eccetera. Niente, ecco, volevo concludere il discorso, ho fatto quella chiacchierata, sono state delle persone squisite quelle del museo, mi hanno permesso di mettere il mio pannellino fotovoltaico sul prato in modo da ricaricare un po' la batteria, mi hanno detto tanti dettagli eccetera, però poi ho detto, sentite, posso intervistarvi, volete ripetermi le cose che mi avete detto davanti alla telecamera? Ah no, ma sa così eccetera, e mi sono ricordato quell'episodio di quel primario di un ospedale che riferisce Beppe nei suoi comizi, di quello lì che parlava della chemioterapia per i poveri e per i ricchi, lui voleva che Beppe lo aiutasse a denunciare questa cosa, poi quando Beppe è andato con la telecamera dice bene, racconta sta cosa, dice no ma sai non posso raccontarla perché perdo il posto eccetera, ecco, noi italiani dobbiamo toglierci questo vizio di avere paura di parlare, perché altrimenti non riusciremo mai a risolvere i problemi fino in fondo. Bene, vi saluto, spero che si sia sentito quello che ho raccontato, perché ovviamente sto facendo a gara contro il megafono per cercare di farmi sentire. Comunque era solo per darvi un aggiornamento da Gela perché ci tenevo. Fra l'altro oggi è una bellissima giornata, ci sono 25 gradi, c'è un sole stupendo, sembriamo praticamente in estate nonostante siamo ormai verso la fine di ottobre. Carissimi, cosa dirvi? Vi saluto, vi ringrazio di aver ascoltato in diretta voi 11-12 che siete collegati in questo momento, più le centinaia che guarderete invece più tardi durante la giornata. Ci sentiamo quindi nel pomeriggio intorno alle 14, alle 15, no, diciamo le 16, dai, un paio d'ore prima che cominci il comizio. Comunque io di tanto in tanto qualche apparizione fugace la faccio in onda, quindi state qui, mi raccomando, non ci abbandonate, abbiamo bisogno di voi. Un abbraccio, grazie, a più tardi. Ciao ciao. Anzi, fate un saluto a tutti quanti. Attilio. Ciao a tutti. Antonio. Ciao ragazzi. Ciao ciao. Ci vediamo stasera in diretta. Ciao. Bene.
Ciao da tutta la macchina urlante per stasera, alle 21 a Gela, alle 18 a Niscemi. A dopo, un abbraccio, ciao ciao.